tutti concentrati e la partita ha inizio. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Mohamed Salah. Un giocatore che con la sua velocità può essere decisivo nella partita di oggi. Sarà determinante vedere come i suoi compagni saranno in grado di servirlo, soprattutto gli smarcamenti che riuscirà a fare. L'efficacia del suo gioco offensivo dipende molto da questo, perché è un giocatore che va servito bene per essere valorizzato al meglio. Buon giocatore, non c'è dubbio. Mohamed Salah. De Rossi. La mette sulla sinistra. Cross raso terra. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. El Shaarawy. De Rossi. Mohamed Salah. Laxalt cerca di pescare il compagno là davanti. Florenzi. Decidono di giocarla all'indietro. Gentiletti prova la verticalizzazione. Palla in profondità sulla fascia. Occhio, un altro cross. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Tocco morbido. Ecco il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Strootman. La Roma finora non ha mai tirato in porta. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Pallone morbido verso la fascia. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Totti. Bella palla ad allargare il gioco. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Fazio si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Dzeko ottiene un buon calcio di punizione. È fuori di un non nulla. Si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Palla giocata alta sulla fascia. Luca Rigoni vuole la profondità.
Dzeko! Laxalt la mette in mezzo da lontano. È bravo proprio a puntare i difensori e saltarli. Da lui ti puoi aspettare questo ed altro. Totti. Salah. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Allarga sulla fascia. Cerca spazio. El Shaarawy. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Pirin senza problemi. Laxalt prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone alto e lungo sulla fascia. Riceve un pallone interessante. Appoggia il pallone largo con eleganza. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Il pallone arriva a Dzeko. Ottima progressione, palla al piede. Dzeko ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Mohamed Salah. Totti. Strootman. El Shaarawy. Ottimo dribbling. Pallone in aria. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è la palla lunga in avanti. Dzeko. Prova a saltare il centrocampo. E questa era l'ultima azione del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. La Roma ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Laxalt. Passaggio in avanti. Totti. Urdisso, di forza. Evita l'intervento dell'avversario. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Dzeko. Laxalt prova a verticalizzare. De Rossi. Florenzi. Salah. Strootman. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. È il cervello della squadra, Fabio. È normale che vogliano fermarlo a tutti i costi. Non vogliono permettergli di gestire la manovra.
De Rossi. Non manca molto alla fine, siamo ancora sullo 0-0. Lungo passaggio in avanti. E la difesa se la cava con grande mestiere. Dzeko vince il duello fisico e fa su il pallone. Dzeko non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. La mette sulla fascia. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. C'è il cross basso. Mohamed Salah. Fallo, calcio di punizione. Se la cava la difesa, allontana la palla. Cambia gioco. Ottimo il controllo sull'appoggio. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. C'è spazio per calciare. Lungo passaggio in avanti. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Il Genoa ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Ottimo intervento. Lunga, 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 troppo lunga. Palla giocata alta sulla fascia. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Pallone morbido verso la fascia. Vuole il lancio filtrante. Riesce ad intercettare. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Totti. Pallone alto e lungo sulla fascia. Palla giocata alta sulla fascia. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Si allunga e trova la palla. Cerca la profondità. Szczęsny interviene comodamente. Dzeko.
Provano a ripartire da dietro. Bella serie di passaggi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo discusso. C'è fallo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Il Genoa ora ha 3 giocatori ammoniti. E passa. E prova il cross a tagliare. Pandev. El Shaarawy. E siamo nei minuti finali di recupero. Ottimo il fraseggio. Vuole la profondità. Prova a verticalizzare. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. È stata una partita combattuta, le due squadre avevano tutte e due voglia di vincere. Chi ha visto la partita, Fabio, può capire da solo perché nessuna delle due ci è riuscita.